Storie avvolgibili presenta Velocissimi. Diego Alverà racconta i miti della velocità. A rileggere la storia dei grandi protagonisti del passato, si corre spesso il rischio di scivolare nella trappola del superlativo, dell'iperbole vertiginosa, della retorica da annali. Perché quelle fragili esistenze, che si attaccavano allo sterzo come alla vita, a un sigaro come una fiaschetta di brandy, trovavano tutte un comune epilogo. Molti di quei piloti che lasciarono il segno per il bello stile, lo sprezzo del pericolo, lo svolazzo poetico di una traiettoria o anche solo l'ombra di una tenera incertezza, finirono infatti i loro giorni ai margini di un tracciato di una strada, imprigionati per sempre tra le lamiere dei mezzi o a testa in giù in un fosso. Quel destino tragico e prematuro li accomunò, a prescindere dall'età, dal censo, dagli studi o dai più o meno nobili natali. E nelle sorde pieghe del fato rimbalza oggi una domanda che convoca sempre azzardate riflessioni. Perché, a distanza di decenni, tutti ancora si chiedono cosa fosse a muoverli, cosa li spingesse sino a lì. Nei fatti la morte su quelle strade era di casa. Prima o poi passava a trovarli e a prenderli uno ad uno, allo stesso modo dei primi cavalieri dell'aria o dei più temerari esploratori. A prima vista il senso collettivo di quelle esistenze conservava l'impalpabile leggerezza di un alito di vento. Eppure nessuno di loro si tirò mai indietro. Anzi, quelle vite furono tutte esuberanti, piene di rimbalzi spavaldi, di poste raddoppiate, di rilanci al buio, di azzardi. Quelle vite appartennero ad epoche remote, dove la percezione dell'esistenza era diversa. Nessuno di loro era un pazzo psicopatico, ma nemmeno un eroe. Erano solo piloti, stregati dalla velocità e dall'urgenza ossessiva della sfida, gente disposta a tutto pur di mettere il parafango della propria monoposto un centimetro davanti a quello del loro avversario. E se poi non si tagliava il traguardo, se alla fine qualcosa andava storto, pazienza, perché ci avevano provato. Avevano in qualche modo soddisfatto quella tensione interiore. Questo sarebbe stato il lascito del loro passaggio, sempre alla massima velocità possibile. Achille era il terzo genito di Menotti Varzi e di Giuseppina Colli Lanzi. Veniva da buoni natali. I Varzi erano una famiglia di influenti industriali e politici. Menotti era fratello di Ercole, senatore del regno e fondatore della manifattura Rossari e Varzi. Come tutti i rampolli delle famiglie più agiate, Achille aveva qualcosa che gli altri non avevano. Qualcosa di estremamente prezioso, che non ha mai avuto prezzo. Ad Achille, infatti, cresceva del tempo. Ne aveva sia per coltivare buoni studi che per fare la corte alle donzelle, al cui fascino era sempre sensibile e da cui spesso si accompagnava. Ma soprattutto aveva del buon tempo per coltivare quell'insana passione per la velocità. Achille abitava un'epoca in cui la modernità passava proprio di lì, da sterrati incerti e da due o quattro ruote indiavolate.
Non c'era uomo d'affari, politico, imprenditore o sportivo che non fosse sinceramente attratto dalla rumorosa corsa di un mezzo meccanico. Quello era il futuro che avanzava e quegli uomini ne erano parte integrante. Bari, tra le prime nella ricostruzione, si mette con questo premio automobilistico tra le prime nel campo turistico e sportivo. Il percorso è stupendo. Sanessi da Buonallievo cerca di superare Varzi, suo maestro. Varzi è il 2. Al traguardo, Varzi ha soltanto 2 secondi e 3 quinti di vantaggio. L'avvocato Fieco, presidente dell'Automobile Club di Bari, cinge Varzi dall'oro. Il suo automobilismo fu leggendario, lo stesso dei primi decenni del Novecento, quello delle infinite sfide con Nuvolari e Campari, delle estenuanti 1000 miglia, della Targa Florio o della Susa Moncenisio. Achille, al pari del Tazio Volante, era letteralmente ossessionato dal primato. Tutta la sua vita corse via come fosse a bordo di una delle sue auto o una delle sue moto. E di mezzi meccanici Achille ne pilotò diversi a partire dalle amate 2 ruote che cavalcò fino al 1926. La moto Achille la portava sin da ragazzino per andare e venire dalla fabbrica, per andare a commissioni, ma poi dal 1922 comincia a farlo con uno spiccato spirito agonistico, inseguendo le orme di suo fratello maggiore Angioletto. Achille alla guida è agile, spericolato, veloce e intelligente. Nonostante l'età, è un talento già maturo per le competizioni. La sua prima moto è una Garelli 350. Achille è attento ai particolari, alle strategie ed anche allo stile. E così affronta gli stretti tornanti delle salite tra nuvole di polvere con tanto di maglione, pantaloni alla zuava, stivaloni di pelle e una latta piena di sigarette Macedonia Extra infilata tra le bretelle. Sono il suo premio. Le tiene in serbo per l'arrivo e le offre spesso ai suoi avversari, soprattutto quando li ha battuti. Solo pochi mesi e comincia anche a vincere gare. Il suo è un ruolino vertiginoso e l'anno successivo conquista da subito il titolo italiano seniores. Quindi sarà la volta delle 500, della Frère, della Norton e della Sunbeam. Lui e Nuvolari si alternano con continuità sui gradini più alti del podio. Il loro è un duello serrato da altri tempi. Nelle pause, con il mantovano volante, Achille discute e si confida. Ne nasce una grande amicizia e soprattutto un progetto. Quella della moto sarà così solo una passione momentanea, perché per entrambi il futuro avrà 4 ruote. La sua prima auto da corsa è la mitica Bugatti 1500. Le vetture le prende il Nivola per la sua scuderia, acquista 4 Bugatti 35C Grand Prix e ne cede una all'amico Achille. Così avranno gli stessi mezzi, pensa, così la battaglia sarà ancora più gustosa. La coabitazione però non dura a lungo, perché Varzi rileva l'Alfa P2 di Campari. Il destino si divertirà però a continuare a incrociare i loro destini. Saranno infatti anni di sfide incredibili, le stesse che diventeranno patrimonio collettivo entrando nella leggenda dei motori. Achille ha nervi d'acciaio ed è più macchina dei bolidi che guida. Passa alla Maserati e quindi all'Alfa Romeo, ancora in compagnia di Nuvolari, con cui battaglia gara dopo gara. Poi il destino li divide per sempre. Tazio sceglie di andare con Enzo Ferrari a coltivare il sogno di una scuderia italiana indipendente. Varzi, invece, lo scelgono i tedeschi dell'Auto Union per portare le frecce d'argento al primato. Quel passaggio segna tutta la sua vita. Achille non va solo forte, ma dà anche scandalo. La burrascosa relazione con Ilse Hubach, moglie del pilota Paul Pitsch, scuote l'ambiente e i giornali.
I postumi di una grave infiammazione all'appendice lo debilitano e lui, per non smettere di pilotare, ricorre alla morfina, scivolando così nel baratro di una disastrosa dipendenza che si trascinerà tra cadute e malumori sino ad una plateale rescissione pubblica del contratto. Varzi uscirà lentamente dall'incubo, ritirandosi in silenzio sull'Appennino modenese. La guerra sembra mettere la parola fine alla sua lunga e brillante carriera. Ma terminate le ostilità belliche, il richiamo delle corse si fa nuovamente pressante. E così Achille torna a correre con l'Alfa e ricomincia a vincere. Quella singolare esistenza trascorsa sempre alla massima velocità tra luci e ombre, convinzioni e debolezze, in compagnia sempre di belle donne, soldi e champagne, vizi ed eccessi, è un infinito romanzo. Ma in realtà Varzi si sta rapidamente avvicinando al capitolo finale. La sua storia si conclude alle 8 di un'umida sera d'estate, quella del 1 luglio 1948, per una banale uscita di pista sul circuito di Bremgarten a Berna, sulla Jordenrampe, tra nuvole di pioggia e foschia. Varzi sta provando il tracciato per testare un paio di occhiali speciali, per sentire il motore e riprendere confidenza con le curve. La sua Alfa Romeo 158 esita e scarta improvvisamente scivolando sulla densa cortina d'acqua. Finisce in testa coda risalendo un terrapieno, sino purtroppo a capovolgersi beffardamente. Il sogno del re delle curve si spezza così, in quei pochi drammatici istanti, questa volta definitivamente e per sempre. Quanti motori accese per gettarli verso la vittoria? Due ne volle la morte e scelse Achille Varzi, l'uomo del calcolo d'acciaio, l'opposto di Tenny. Due mezze curve del circuito di Bremgarten hanno ucciso il re delle curve. Avete ascoltato? Velocissimi, i miti del volante raccontati da Diego Alverà. Un podcast di storie avvolgibili prodotto da Pensiero Visibile e Osteria Futurista. Ascolta questo e altri podcast sui principali canali di distribuzione.